Beh, risultato giusto, noi per alcuni tratti della partita, anzi per una mezz'ora all'inizio del secondo tempo, per 25 minuti, mezz'ora, siamo stati anche fortunati perché l'Arezzo proprio ha preso possesso e non abbiamo subito gol per fortuna, insomma, no? Poi magari ci ha messi in 4-4-2, allora abbiamo limitato i danni e anzi forse negli ultimi 10 minuti in quarto d'ora abbiamo creato qualche problema anche all'Arezzo, insomma, no? Tutto sommato, insomma, ci può anche stare il pareggio, insomma, no? Voglio dire, complimenti all'Arezzo che è stata forse la miglior squadra che si è vista qua a Gorgonzola. No, naturalmente noi siamo un po' presuntuosi, forse tutto l'anno che giochiamo in questo modulo con un 3-4-1-2 e vedo che le altre squadre, insomma, ci hanno trovato un pochino anche le misure, insomma, no? Diceva prima Sottili che il fastidio che può dare Chiarello come trequartista, lui l'ha imbrigliato facendo una squadra in 4-3-3 che io mi aspettavo tra l'altro, no? Abbiamo provato ad andare avanti ugualmente così, forse avremmo fatto meglio cambiare anche prima il modulo con un 4-4-2. Non so se non ho sicurezza che cominciando il secondo tempo con un 4-4-2, come avevamo pensato nell'intervallo, saremmo stati meglio, non lo so. Però sicuramente a un certo punto, dalla mezz'ora in avanti, siamo andati meglio con la squadra messa col 4-4-2, insomma, no? Per limitare un po' questo Arezzo qua che debordava, insomma, no? E ci siamo riusciti, poi non so se è stato un po' l'Arezzo che è calato o comunque sia, o questo modulo qua gli abbia dato più fastidio a loro.